ieri c'è stato questo atto, secondo me indegno della schedatura di questi poveri, di questi anziani che si recano alle cucine popolari, un atto propagandistico inutile da un punto di vista della sicurezza, ignobile da un punto di vista dell'ideologia e che mortifica una persona straordinaria come Suorlì, che da decenni lavora per appunto superare la marginalità sociale a Padova e nessuno, neanche il sindaco, può mortificarlo. È una vergogna e vogliamo verificare veramente fino a che punto si spingerà. Questa azione, che è anche un attacco al volontariato padovano, e dal mio punto di vista un atto intimidatorio verso la diocesi, perché questo è un immobile della diocesi di Padova, dal mio punto di vista è solo propaganda. Suorlì sanno tutti che è in contatto costante con le forze dell'ordine e fa un'opera di filtro indispensabile, mette le mani con amore su problemi che se non ci fosse lei diventerebbero molto più grossi, esploderebbero a Padova, quindi va solo ringraziata. Se si vogliono trovare soluzioni ci si mette attorno a un tavolo, non si mandano i vigili con i cani per farsi propaganda leghista, è una vergogna, dai. Però la gente qua si sente anche più sicura, noi abbiamo sentito anche delle persone che frequentano le cucine popolari che dicono ben vengano i controlli perché così siamo anche il più sicuro. Perché conferma che sono frequentate da, come dire, brava gente sfortunata. Comunque guardi, un amministratore deve guardare la generalità della città, che ha questa zona, ne ha molte altre. In questo centro si fa un'attività ottima per tutta la città, si risolvono problemi che se no si riverserebbero su tutta la città. Se siamo in cerca di soluzioni e non di propaganda, non sono questi modi intimidatori quelli con cui risolvere i problemi.